Salve raga, cavieri oscuri, siano dell'oscurità. Benvenuti in questo nuovo episodio di Medal of Honor Frontier. Finalmente raga, grazie al mio nuovo controller, che ho già da un po' della Play 2. A 10 euro al GameStop l'ho trovata ancora, credo. Non ho più problemi. Se sente questo messaggio, Patterson, allora è vicino all'obiettivo finale. Abbiamo sottovalutato Stormgeist. I nostri servizi segreti non hanno fatto un buon lavoro e sappiamo poco di lui. La situazione è preoccupante. Se ci sono altre persone come lui, il nostro compito sarà sicuramente più difficile. Riteniamo che lei sia nell'area in cui è nascosto un impianto per la produzione di aerei. Secondo i nostri agenti, si trova all'interno di una miniera abbandonata, ma non siamo ancora riusciti a individuarne l'esatta posizione. Deve localizzare la base e infiltrarsi al suo interno. Una volta entrato, ci comunichi le esatte coordinate. Deve anche raccogliere tutte le informazioni possibili sulle tecnologie sviluppate dai nazisti. Siamo particolarmente interessati al nuovo caccia con propulsore jet chiamato HO9. Se questo aereo entrasse in guerra, potremmo perdere la nostra supremazia aerea. Questo non deve accadere. Per questo, lo SHAEF invierà una squadriglia di aerei per bombardare l'impianto. Deve muoversi in fretta e lasciare l'impianto non appena completata la missione. Aspetteremo la sua trasmissione. Ma se non avremo notizie entro l'alba, continueremo l'attacco alla ricerca dell'esatta posizione dell'impianto. Molte importanti domande non hanno ancora una risposta e molti segreti devono essere svelati. I risultati ottenuti finora indicano che lei è la persona più adatta per questa missione. Attendo sue notizie. Buona fortuna. Dicevo che non ho più problemi con la visuale che va da sola, grazie a questo controller. Volete leggere, raga, mettete pausa e leggete. Ok. Perforare le ali. Ok. Vediamo un po'. Non so, mi stanno già sparando a me, spero. Vedi sì. Muori. E di là. Tanto non so se sono ecco appunto, ero per terra. Vado vicino, se no non lo becco. Ma stai giù. Mi sono proprio confuso con controller che ho il tasto R2 che mi ha tipo tirato fuori. Tipo. Allora, vediamo gli incarichi. Ok. Aspetta, non posso cambiare arma? No, quanto pare non al momento. Vabbè, alcuni problemi ne ho ancora. Ah, quanto vorrei che ci fosse la mira automatica. Non cadeva. Salve. Mi picchio. Erano due, erano due. A me mi era sembrato che erano due. Infatti. Erano atterrato. Ho più picchiato che altro. Io voglio cambiare arma. Ok,
Monumento sulla pistola. Ah, ecco. Ok, ho un cecchino. Stesse munizioni, ma che bello. Non so cosa sia il ban. Dormite. Per qui dormono con le armi. Sta a letto. Non sta succedendo niente, non vi sto picchiando, ammazzandovi. quanta bella roba c'è qua. Tac. Ok, altre munizioni. Tutti mazzai a terra, chi ti dice di alzarti te? Terra. Ma guarda questi, li metto a terra e non stanno neanche giù. Questo non è il modo di giocare. Oh cavolo. Ok, non so come la porta si è aperta da sola, io non c'entro. Wow, che colpo. Ma da qualcuno che la tiene i coltelli? Non so, mi sembra. Infatti. Aiuto, è un fuoco che lancia coltelli. Sì, fuori dalla cucina, ma io non sono neanche entrato dentro. Vediamo la roba che è qua dentro. E prima non l'ho presa. Non l'ho presa. Aiuto, non so parlare. Che stress. Ho fatto qualche missione. Sì. Ok, 3 obiettivi su 5. Devo ancora fare. Meno male che non mi lanciano le granate. Comunque raga, come sapete, se per caso mi trovo nei guai uso l'invincibilità, poi quando ho la vita piena la disattivo. Ma vai giù! Allora qua porte chiuse, quindi posso andare solo di qua. Forse mi sbaglio, ma mi sa che queste qua sono le donne. Credo. No. Ah, mi è sembrato. Ok, quello non posso farlo fuori. E questo è l'aereo che devo eliminare. Ma apri. Ah, ecco. Ok, ci ho il ventilatore. Wow! Bello!
un po' più volati via. Ma forse non era questa l'arma che dovevo distruggere. Per sbaglio dovevo distruggere un elicottero. Oh cavolo, no. Via, riti, via, fuga. Allora, adesso devo attivare il trucco. Vabbè, sono andato fino a qui 10 minuti. Ho resistito per 10 minuti. Vabbè, meglio dell'ultima volta, credo. Allora, sento che potevo prepararmi già i trucchi in questo momento, se capitava, e invece... Allora... Ok, ecco, pre 2 perché i bot che cacchio capisse. Vediamo un po', munizioni infinite, invincibilità. Ok, ora dovrei essere invincibile. Sento che potevano mettere semplicemente il trucco di mettere rimettere la vita al massimo. Mi sarebbe bastato questo. Bene, ora finché non ho di nuovo la vita completa, vado così. Quindi posso anche, non so, picchiarle all'infinito. Ma... Salve! Arrivederci! Io sono un essere immortale, non potete ammazzarmi! Sia lode all'oscurità! Sì, puntatemi, non serve a niente! Perché io sono invincibile! Posso anche mettere le granate qua? Mi faccio esplodere e non muoio. Oh, cintro. Quanto è divertente tutto questo. Ok, una foto l'ho fatta. Cosa abbiamo qui? Ok, questi sono i bagni, sono dei medici, sono quasi di nuovo al massimo. Ok, ho i progetti. Foto, ancora due. Thank you.
Ah, muoriti. Oh, mi è messo male questo. Ah, questo progetto. Bene. Ora vediamo un po'. Entra nell'impianto di produzione di usi motore sperimentale e si dà l'impianto. Bene. Se capisco dov'è questo impianto. Perché qua mi giro solo intorno. Ok, forse di qua. Sì, eccolo qua. Quindi, raga, io direi che questo episodio può finire qui e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!